Amici dell'Artemisium Web e Sant'Agatese del Mondo, un saluto cordiale dall'organizzazione del primo torneo Pierino D'Onofrio qui sullo splendido impianto di Sant'Agata di Puglia, il Palazzetto. Ringraziamo come sempre l'amministrazione comunale, il GSD Sant'Agata di Puglia e le altre l'ASI provinciale di Foggia per la collaborazione e per l'organizzazione di questo splendido torneo. Passiamo alla seconda giornata del campionato. Si sono affrontate alle ore 21 di martedì la squadra di Zangardi Sport contro le Aquile di Lucena. È stata una partita bellissima, molto equilibrata. I terribili ragazzi sant'agatesi della Zangardi hanno impegnato oltremodo la formazione venuta da Lucena, che pensava di fare un sol boccone dei ragazzi. Così non è stata, e la partita è stata bella al di là del risultato, che è finita per le Aquile di Lucena 6, la Zangardi Sport 3. Sugli scudi, per quanto riguarda la Zangardi, un po' tutti i ragazzi che si sono espressi ad ottimo livello dopo la prima prestazione un po' in ombra nella settimana scorsa. Invece in pratica ha deciso per l'Aquila Lucera il numero 8 Asturio con 3 reti e il numero 10 De Luca con altre 2. Ripeto, è stata una partita molto bella, decisa così un po' alla fine della partita, quando forse un po' di appannamento dai ragazzi della Zangardi ha permesso alle Aquile di Lucera di chiudere sul risultato di 6-3. Quindi in pratica con una buona cornice di pubblico si è conclusa questa seconda giornata alle ore 21 e pertanto complimenti a entrambe le squadre che hanno disputato un ottimo incontro. Seconda partita della serata, una partita splendida, una partita combattuta fino all'ultimo minuto dove il risultato è stato spesso in discussione. Sicuramente la più bella partita fino a questo momento. Si è giocato martedì alle ore 22 della seconda giornata Maggese Sport contro Amarcord Pierino. La Maggese Sport, venuta da Foggia con propositi di vittoria, ha scontrato una bellissima squadra, l'Amarcord Pierino, quella che è la squadra del figlio del compianto Pasqualino dell'Amarcord, ma noi ci ricordiamo sempre Pierino D'Onofrio, un amico di tutti a cui abbiamo intitolato il campionato. Andiamo alla partita, ripeto, una partita bellissima, anche questa decisa agli ultimi minuti con un Amarcord Pierino sugli scudi. Dobbiamo dire che sicuramente per l'Amarcord Pierino un grandissimo Barbetta Antonio, al di là delle aspettative ha giocato una partita splendida sia dietro che avanti, facendo la bellezza di 5 gol e permettendo all'Amarcord, anche grazie alle 4 reti del capitano, sempre un giocatore da tenere d'occhio, Danza Valentino, di passare in vantaggio e permettere alla squadra di poter chiudere fino alla fine questa vittoria. Ma dall'altra parte la Maggese non è stata guardata e con i due giocatori Mucciarone Alessio e Mucciarone Salvatore si sono espressi ad ottimi livelli dando filo da torcere, e non andiamo a ripeterci, veramente una splendida partita. Il pubblico è stato eccezionale, attivato naturalmente per l'Amarcord Pierino, squadra di Sant'Agata, ed è normale che sia così perché erano più numerosi sugli spalti, anche la presenza di ragazzi e di ragazze. Quindi praticamente questa partita, ripeto, si è conclusa con il risultato di 12-8, se non andiamo errato, ed è stata veramente all'insegna della correttezza. Da segnalare che entrambe le partite non hanno avuto nessuno ammonito. Quindi forte ancora, aspettiamo la giornata di domani per altri due importanti incontri. Si disputeranno alle ore 21 il Foggia C5 contro l'Atletico Troia, un'altra squadra che ci fa visita venendo da Troia, e alle ore 22 Magica contro il Brigante. Per gli aggiornamenti collegatevi tutti naturalmente su Artemisium Web e Sant'Agatesi nel Mondo. Grazie a tutti e alla prossima.